coordinatore provinciale del PDL, abbiamo ritenuto insieme agli amici di fare questa conferenza stampa per un motivo preciso. Noi ci stiamo avvicinando a passi da gigante alla città metropolitana che vede Bologna come una di queste città che per legge diventerà metropolitana, e nella discussione che si sta avviando e che sarà centrale nei prossimi mesi, soprattutto in regione, perché è in regione che ci saranno scadenziate molto chiaramente alcuni passaggi, è evidente che il ruolo del circondario cambia radicalmente in quanto non è più il circondario dove uno ha venduto ciò che non poteva vendere, nel senso che raccontare che il circondario molese voleva dire l'autonomia del territorio è una cosa assolutamente che tutti vi siete resi conto che era una bufala incredibile, e il circondario in questi anni lo avete scritto più volte, noi più volte lo abbiamo denunciato, è stato un enorme buco nero economico che non ha prodotto nulla. E il concetto adesso cambia per un motivo, perché la città metropolitana crea degli ambiti territoriali definiti da delle unioni dei comuni oppure da grandi città. Imola e il territorio molese con il circondario operativo automaticamente è come se fosse una unione dei comuni che racchiude i 10 comuni del territorio, quindi automaticamente diventa uno dei soggetti interlocutori all'interno della nuova città metropolitana che si andrà a costruire. In questa ottica è chiaro che cambiano radicalmente i presupposti e non si può rimanere assenti dall'unico ruolo, cioè dall'unico, diciamo, vero ente che poi dopo dovrà andare in questi mesi a definire con il Comune di Bologna e con gli altri enti territoriali, le varie unioni che già esistono sul territorio, perché la Regione ha già definito gli ambiti. Io faccio parte della Commissione Statuto, quindi abbiamo già definito gli ambiti provinciali in cui sarà ripartita la nostra provincia, quindi non si può rimanere esclusi dal momento decisionale e dalla discussione che avverrà in questo periodo. Diciamo anche che sulla città metropolitana noi abbiamo un pensiero radicalmente, uso una parola precisa, radicalmente opposto a quello della sinistra, dove secondo noi è inammissibile che una comunità formata da 1 milione di persone, perché questa è la prossima città metropolitana, non abbia un sindaco che sia eletto a suffragio universale. Dal nostro punto di vista è una cosa inaccettabile. Invece ad oggi sembra, e tutte le dichiarazioni fatte dai vertici della sinistra regionali e anche da parte dei sindaci, parlo di Banca Nerola, vanno verso un'impostazione completamente diversa e vorrebbero una città metropolitana completamente di secondo grado, dove il sindaco eletto a Bologna diventa il sindaco di 1 milione di persone, quindi tu corri per essere sindaco di 350.000 persone e ti ritrovi automaticamente sindaco di 1 milione di persone, e manca sindaco di Imola nella quadratura politica che fanno sempre al loro interno, senza consultare i cittadini e senza neanche ascoltare le proposte dell'opposizione, sarebbe il vice di questa città metropolitana. Questo non vuol dire che però come vice il circondario, attenzione, abbia dei ruoli diversi da quelli che ha avuto prima, attenzione. Circondario oggi come oggi nella futura città metropolitana sarà uno degli ambiti definiti dalla regione e porterà ed eleggerà
Ad oggi, se non viene cambiato lo statuto e il regolamento, i sindaci dei tre comuni più popolosi, che sono Medicina, Castel San Pietro e Imola, e forse sarà, dovrebbe essere anche senza forse, se, ripeto, se non viene modificata la normativa, anche il presidente del circondario. Quindi sarebbero quattro i soggetti del territorio che entrerebbero all'interno di questo ente di secondo grado. È chiaro che, cambiando radicalmente i presupposti, essendo molto importante oggi all'interno di questa struttura essere presenti, perché i prossimi mesi sono quelli che andranno poi dopo a definire quale sarà realmente l'evoluzione della città metropolitana, la nostra scelta è stata quella di rientrare all'interno del circondario per essere parte attiva di questa, diciamo, di questo percorso, che comunque è un percorso ormai avviato. Quindi questo è stato il motivo di questa conferenza stampa. Spero, mi auguro, dopo sono qua per delle domande, di aver spiegato abbondantemente le motivazioni che ci portano a questo, ma contestualmente dico anche che, come centrodestra, oggi la pensiamo radicalmente in maniera opposta a come gestire questa città metropolitana. Secondo noi, in un momento in cui il PD fa le primarie per tutto, no? Il PD fa le primarie su ogni cosa, e quindi implicitamente dice che fa scegliere la gente, non si capisce perché invece la sinistra, quando deve fare scegliere, lo stesso PD, quando deve far scegliere chi governerà un milione di persone, sceglie invece un sistema diverso. È chiaro a tutti, e lo dico prima, che qua c'è un rischio enorme. Il rischio è che tutte le risorse della città metropolitana, che sono le risorse che aveva la provincia unita alle risorse dei singoli comuni che la formano, si rischia che poi dopo siano dirottate in grandissima parte verso la città che poi dopo determinerà il futuro sindaco della città metropolitana. Se io PD so che il sindaco di Bologna, diventando sindaco di Bologna, sarà anche il sindaco di tutta la città metropolitana, è evidente che io concentrerò tutti i miei sforzi e destinerò una parte importante dei miei contributi per mantenere il controllo di Bologna. Perché mantenendo il controllo di Bologna, io so già che avrò il controllo di un milione di persone. Tutto questo andrà a discapito soprattutto dei piccoli centri. Se andiamo sul territorio di Imola, io penso ai comuni della Valle del Santerno, penso a Castelguelfo, penso a Mordano, penso a Dozza. Cioè è chiaro che il piccolo comune sarà sacrificato, se non viene cambiata la normativa, sarà sacrificato, perché è chiaro che chi governa ha interesse a vincere dove poi prende tutto, quindi Bologna. E non basta certamente il fatto che a Manca gli hanno garantito di essere il vice sindaco del circondario, perché comunque quello che conta, mi hanno sempre spiegato che sì. Della città metropolitana. Ecco, secondo noi in una fase di questo tipo è fondamentale che siano coinvolti i cittadini e che la scelta sia la più ampia possibile. Secondo me è sbagliato fare questo. Questa è la nostra scelta opzione. Nel circondario a oggi mi risulta che ci siano già Simone Carapia e Manuel Caiconti, poi so che in altri comuni si deciderà nelle prossime settimane, quindi io credo che da qua a poche settimane si ritornerà in piena efficienza all'interno del circondario per il motivo che vi ho detto. Quindi io, da questo punto di vista, ho finito, poi faccio parlare i colleghi, poi se volete dire qualcosa sul partito, tanto...
fondamentalmente tutta stamattina che telefono, io sono a disposizione, ma questa è un'altra cosa. Ma io vorrei aggiungere qualcosa, cioè il momento di estrema difficoltà in cui si trova l'Italia, il paese e in particolare anche il nostro territorio, sono notizie di tutti i giorni, problemi nelle diverse strutture cooperative, cioè non confondanti dell'economia locale. E direi che è il motivo anche più importante che ci spinge questa necessità di rientrare e quindi di giocare un ruolo attivo proprio in funzione di questo, cioè noi ci riteniamo una forza popolare che è al servizio delle attività e dei cittadini in primo luogo, quindi proprio per questa ragione intendiamo esercitare quello che il nostro ruolo ci permette di compiere, quindi adempiere a un mandato, e questo passa attraverso proprio questo impegno, vista questa fase di passaggio fondamentale nella realizzazione della città metropolitana. Quindi questa è proprio la ragione principale. Adesso io potrei dire anche due cose su Dozza, il mio comune. Cioè noi da una parte ci riteniamo estremamente preoccupati proprio per questo problema di risorse, risorse che scarseggiano, però mi rendo conto che praticamente verranno ulteriormente a scarseggiare, perché proprio questo sarà il problema fondante, proprio in virtù di questa opzione, dicevo prima il nostro consigliere regionale. Aggiungo qualcosa anch'io. Cioè il tema fondamentale che ha sollevato Vecchi è quello della partecipazione alla città metropolitana. Noi in campagna elettorale per le amministrative imbaresi di qualche mese fa abbiamo chiaramente espresso quello che è il punto di vista del nostro partito di fronte a questa partita, scusate il gioco di parole. Noi siamo sempre più convinti che una scelta di questo tipo non possa e non debba passare sopra la testa dei cittadini. Il metodo usato da Manca e dai suoi collaboratori, che in qualche modo ha subito una battuta di arresto per le vicende nazionali, quello di scegliere e poi dopo dare la sensazione, voler far credere ai cittadini di aver scelto con il loro parere, a noi non sta bene. Per cui se prima delle elezioni abbiamo ci sono state limitate certe azioni, io credo che dovremmo cominciare a valutare con la dovuta attenzione quello che potremo fare da adesso in avanti per intervenire per quel che si può sulla scelta della futura città metropolitana, sull'assetto di Imola. Dovremo scegliere quello che converrà di più alla nostra città e non tanto quello che conviene al Partito Democratico. Lo strumento del referendum che abbiamo cercato e valutato prima delle elezioni, e allora non era possibile farlo perché c'erano dei vincoli legati allo statuto del Comune, ora questi vincoli dovrebbero essere superati, per cui valuteremo nelle prossime settimane che tipo di opportunità c'è data, se vale la pena coinvolgere i cittadini in un'azione che metta la nostra amministrazione comunale di fronte ad un dato di fatto, quello che è il parere dei nostri cittadini, quello che è il bene per la nostra città, che Vecchi ha detto molto bene, cioè le risorse che oggi sono disponibili. Con la nuova città metropolitana si fermerà inevitabilmente a Bologna, questo è un dato di fatto, è certissimo. Per cui se oggi abbiamo una certa possibilità di gestione, fra quando ci sarà la città metropolitana questa possibilità ci verrà preclusa. Per cui mettersi in campo il bene della nostra città, il parere, quelli che sono gli effettivi benefici, considerando anche la zona geografica di cerniera che è Imola rispetto alla Emilia.
possiamo far finta che opportunità diverse dalla presenza, dall'appartenenza alla città metropolitana ci possono venire dall'appartenenza ad una diversa collocazione territoriale e amministrativa. L'appartenenza, cioè il pensare che tutto si risolva, che Imola abbia il suo circondario e di conseguenza possa avere la sua autonomia, è pura utopia e su questo non ci manteremo. Io mi riallaccio a quello che ha appena detto Alberto e a quello che ha detto Alessandro. Noi non possiamo permetterci di firmare una cambiale in bianco, no? Non abbiamo avuto nessun tipo di rassicurazione, nessun tipo di certezza su quello che sarà lo scenario di una eventuale città metropolitana. Io continuo a chiamarla eventuale proprio perché, come diceva Alessandro, confido nella intelligenza dei nostri elettori, degli elettori molesi, di chi paga le tasse, perché vorrei che si soffermasse un attimo a valutare che noi dovremmo essere capaci di chiamare gente che ce lo spieghi compiutamente, perché a noi solitamente non credono. Per far capire quali siano realmente i vantaggi e gli svantaggi. Noi al momento siamo la periferia della provincia di Bologna. Non può essere che da un giorno all'altro diventiamo il centro della città. Vuoi perché mancano persino le infrastrutture più semplici. Noi non abbiamo un arrivo di tangenziale a Imola. Anche se semplicemente il trasporto pubblico è un trasporto pubblico che va a singhiozzo, che non è adeguato a riunire 1 milione di persone. Poi non mi dilungo sul fatto che farebbe parte della città metropolitana anche Castel d'Aiano da una parte e Castel del Rio dall'altra. Lascio la sensibilità vostra pensare come si possa concepire una cosa del genere. Basta pensare a quello che è Milano e il suo interland, cioè Milano e il suo interland nella pianura padana è tutto lì, è tutto concentrato. Morfologicamente siamo diversissimi. Concludo spiegando una cosa che sta avvenendo. Domani è convocata la commissione capigruppo al circondario. Sono stato convocato io, ma non è stato convocato ad esempio Carapia, perché al momento le nomine non sono ancora fatte, perché al momento noi abbiamo ancora un presidente facente funzioni, perché di fatto manca in questo momento è un facente funzioni, un vicario, perché è vacante la sede. Non vorrei che noi andassimo ad esempio anche a fare discussioni nel merito con un circondario che al momento è zoppo, non tanto per quanto riguarda noi, che a loro sta benissimo, per quanto riguarda la presidenza. Mi soffermerei ancora un attimo su una questione che ha sollevato Alberto, cioè Imola avrebbe, posto che siamo contrari, ma se dovessimo per caso adeguarci ob torto collo, noi abbiamo la potenzialità di 4 rappresentanti alla città metropolitana che però al momento, se il presidente del circondario sarà Manca, diventeranno solo 3. Allora io mi permetto di lanciare la candidatura di Alberto Baldassi alla presidenza del circondario. Sali questa tua proposta? A Baldassi stesso era detto una Baldassi gli ho già detto. Ah, sì. Lo sa. Condivide, gli piace. Gli piace. Ah, devi chiedere a Baldassi. Chiaro, però, formalmente. Ma io sì, aggiungo poche cose anche perché
in parte Alberto ha già detto delle preoccupazioni dei piccoli comuni che si trovano, Semola è alla periferia, figuriamoci, non so, Castel del Rio, c'è cioè Manuel Castel del Rio, preoccupazioni che già esistono in una situazione normale, figuriamoci poi quando si diventa la periferia della periferia. Inoltre Castelguelfo, come sappiamo, ha questa indagine che è ancora lì, di cui non si hanno notizie, e quindi anche questo potrebbe incidere sulle preoccupazioni che aumentano. Sappiamo che Castelguelfo ha avuto dei problemi di viabilità, di trasporto, di collegamenti che mancano con Imola, ha avuto dei trasporti di collegamento per gli studenti, e quindi tutte queste cose si moltiplicano e le preoccupazioni aumentano a fronte di queste incertezze, come appunto dicevo. Non aggiungo altro, perché insomma le nostre preoccupazioni sono già note, vediamo un po'. Anch'io aggiungo due cose, poi dopo. No, per quello che mi riguarda personalmente, ho potuto constatare durante la campagna elettorale, proprio personalmente, dato sindaco, che comunque sia associazioni che imprese, quando sono andato a parlare con loro, ci hanno chiesto, perché era presente anche il coordinatore, che in pratica di rientrare nel circondario. Il circondario al momento è l'unico, tra virgolette, baluardo dell'autonomia di questo territorio, e quindi ci hanno chiesto aiuto di essere salvaguardati. È chiaro che in questo momento il circondario l'abbiamo sempre criticato, adesso entreremo e cercheremo comunque di fargli cambiare pelle, perché se ci sono stati dei progetti di legge, Alberto è stato il primo firmatario di due, di abolizione, per il PDL qualcosa non funzionava, era evidente. Anche la scelta dell'Aventino da parte del PDL nel circondario è stata proprio per questo. Ma questo grido d'allarme e comunque anche il vedere l'aumentare i casi sociali, e sappiamo tutti che il circondario è quello che ha la programmazione, la gestione del sociale, ma anche per quello che riguarda la sanità, e qui arrivano temi fondamentali come l'ASL unica, ma anche i continui richieste di aiuto non solo degli imprenditori, ma anche di persone che hanno bisogno. È chiaro che ci vuole un'inversione di tendenza da parte di chi gestisce questo circondario. Per quello la nostra intenzione è quella di rientrare, uno, per tutelare questo, per far funzionare le cose che non sono state funzionali, perché non è cambiato il giudizio nei confronti del circondario, perché di tanti progetti se ne sono realizzati ben pochi, che mi dicono comunque l'attuale presidente, un presidente che non è ancora stato rieletto ufficialmente, che è Daniele Manca. Per quello che riguarda quindi la nostra azione, sarà quella di rientrare, di attivare anche far lavorare le commissioni, perché se non sbaglio adesso il circondario viene riunito alle 3:30, alle 4:30, alle 5:30, in orari un po' strani, che viene fatto una volta. Se rientriamo proprio per cercare di dare qualcosa in più, soprattutto per il nostro territorio, e poi per quello che ha detto comunque anche il coordinatore provinciale, anche perché sappiamo tutti che nella città metropolitana in questo momento non sono previste le minoranze, quindi l'ente dove possiamo ancora dire la nostra a livello del territorio dei 10 comuni rimane circondario. Quindi noi saremo lì presenti per fare un'opposizione costruttiva e aiutare le nostre imprese, e soprattutto cercare di migliorare quella situazione critica dal punto di vista sanitario e sociale che affligge in questo momento anche il nostro territorio.